Morto Bruno Arena dei Fichi d'India, aveva 65 anni, lutto nel mondo dello spettacolo. L'attore comico, da diversi anni lontano dalle scene in seguito a un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. È morto Bruno Arena. Il comico e attore del duo comico I Fichi d'India, da diversi anni lontano dalle scene in seguito a un aneurisma, si è spento all'età di 65 anni. A darne notizia sui social è stato Paolo Belli, amico di lungo corso di Arena, che ha condiviso su Facebook una loro foto. Negli stessi minuti il messaggio sui social del figlio, Gianluca, che come suo padre ha deciso di intraprendere la carriera da comico: "Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stati, buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso". L'aneurisma nel 2013 e l'aggravarsi delle condizioni. Una notizia, quella della scomparsa di Arena, che in questi minuti è accompagnata da un sentimento di cordoglio generale da parte di tanti utenti sui social network e amici di Arena nel mondo dello spettacolo. La vicenda del malore dell'attore è nota: nel 2013 subì un aneurisma durante le prove di Zelig, che compromise le sue capacità motorie e lo obbligò alla sedia a rotelle e un lungo percorso di riabilitazione. Quell'evento generò nei confronti di Arena un grande affetto del pubblico e delle persone a lui vicine. Arena non si era fermato davanti alle conseguenze determinate dal suo malore, anche perché il trauma del 2013 era arrivato a circa 20 anni di distanza da quell'incidente stradale a fine anni 80 che lo aveva già messo a dura prova. L'addio di Max Cavallari, chiamerò per sempre. Poco dopo la notizia della morte di Bruno Arena è arrivato l'ultimo saluto di Max Cavallari, amico e collega di sempre. Insieme avevano dato vita ai Fichi d'India, duo che ha consegnato entrambi alla celebrità. "Hai preso la valigia e le parrucche?" scrive Cavallari sui social rivolgendosi all'amico con tono sarcastico, "adesso farai ridere i grandi lassù. È solo un arrivederci. Chiamerò per sempre". La carriera di Bruno Arena. Nato a Milano, Arena ha frequentato il liceo artistico Elisef. Infatti, dopo gli studi, ha lavorato come insegnante di educazione fisica a Varese. Nel 1983, ha iniziato anche a lavorare come animatore turistico, ma l'anno dopo, è stato vittima di un grave incidente automobilistico che l'ha costretto a subire vari interventi chirurgici. Ripresosi completamente, nel 1988 conosce Max Cavallari e, nel 1989, sulla spiaggia di Palinuro nasce il duo I Fichi d'India, riferito proprio ai fichi del posto, e da allora sono inseparabili. L'esordio avviene a Radio DJ, con Marco Baldini, e iniziano a girare l'Italia con i loro spettacoli di cabaret. Dal 1994 al 1998 lavorano sempre a Radio DJ, mentre nel 1995 partecipano alla Sai l'Ultima e dal 1996 al 1998 sono protagonisti dell'intrattenimento estivo all'Aquafan di Riccione. Tra il 1997 e il 1999, sono presenti a Zelig Facciamo Cabaret, che ne decreta il successo presso il grande pubblico. Tra il 1999 e il 2000 portano nei teatri lo spettacolo 1, 2 e 3. Stella, partecipano ai film Lucignolo, per la regia di Massimo Ceccherini, e Amore a prima vista, diretto da Vincenzo Salemme.